Forse pochi sanno che nel comune di Ferrara c'è un bosco. È un bosco vero, ricco di alberi, arbusti, fiori particolari e di molte specie di animali. È un bosco piccolo, ma conserva ancora le caratteristiche dei boschi golenali diffusi, che antiche mappe del territorio mostravano secoli fa. Questo piccolo gioiello è il bosco di Porporana, situato all'estremità occidentale del territorio comunale. Questo bosco ha fornito al comune di Ferrara la possibilità di entrare a far parte del progetto europeo Adriatic Model Forest, che il comune sta sviluppando come partner assieme a Croazia, che è nel capofila, Albania, Bosnia, Grecia, Montenegro e Serbia. Finalità del progetto, iniziato nell'autunno del 2012, è la partecipazione delle comunità locali alla gestione sostenibile del territorio. Un territorio che si è allargato durante lo svolgimento delle azioni progettuali da quello comunale fino a comprendere tutta la provincia di Ferrara. Da qui la necessità di un dialogo stretto con la gente, con chi lavora, vive e percorre il territorio, cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, aziende ed istituzioni per la gestione produttiva, turistica e agroforestale della provincia di Ferrara. Il Comune di Ferrara, grazie alla sinergia tra Assessorato Ambiente con il suo Centro di Educazione alla Sostenibilità IDEA e al Museo di Storia Naturale, ha dato vita a momenti di incontro che si sono svolti nell'arco degli anni 2013 e 2014. Un meeting internazionale e diversi focus group sul territorio hanno portato alla realizzazione del workshop provinciale dell'ottobre 2014, dove è stato fatto il punto dei risultati ottenuti, condividendoli con gli attori che hanno partecipato con interesse a tutte le fasi progettuali. Il progetto ha lo scopo di arrivare alla costituzione di una foresta modello. Allora, foresta modello non significa una foresta gestita secondo un modello ideale che debba essere uguale per tutti. Foresta modello è in realtà l'associazione di persone che hanno un qualche interesse nella gestione di un territorio più o meno forestato. Infatti nel caso di Ferrara abbiamo qualche difficoltà a trovare delle foreste vere e proprie, per cui la nostra attenzione è stata estesa all'intero territorio provinciale, non soltanto al comune di Ferrara, per poter includere le vere foreste che noi abbiamo, che sono da un lato il bosco della Panfiglia ad ovest e il bosco della Mesola ad est, e poi tutto il territorio forestato lungo il Po e altre formazioni boschive che ci sono in generale sempre in prossimità dei fiumi. Rispetto alla situazione alle aree forestali in provincia di Ferrara, abbiamo circa 2.350 ettari di aree boscate pubbliche. Il principio di foresta modello ferrarese lo possiamo collegare come tipologia a una foresta tipica dei boschi di pianura legate all'acqua e legate alle grandi latifoglie tipo querce, salici, pioppi. Però il concetto anche di foresta modello è da estendere a un paesaggio, probabilmente, il paesaggio tipico della campagna ferrarese legato alle varie tipologie dei maceri, delle siepi, delle piantate, e anche delle culture legate all'acqua, quale al riso. Da questo punto di vista noi abbiamo una tipicità legata anche al sito UNESCO che va da Ferrara al Delta del Po, riconosciuta a livello mondiale. Questo ci permette di essere un caso unico e un caso pilota tipico per la gestione territoriale. Il territorio bisogna gestirlo a gruppi di persone, lavorarci su e che ognuno abbia il suo pezzo da gestire, in modo che se abbiamo una responsabilità tutti riusciamo a creare qualcosa. È un sistema anche per avere un guadagno e dare un futuro anche ai nostri figli, che respirano forse aria un po' più buona un indomani quando abbiamo piantato delle piante e abbiamo gestito il territorio nella maniera giusta, faremo qualcosa di migliore. È emerso comunque una volontà comune, valorizzare il territorio, di farlo conoscere anche all'esterno, per diversi obiettivi, sia per un semplice piacere di fruizione del territorio, ma anche per aumentare ad esempio la fruizione turistica, per valorizzare i prodotti che già esistono ma che non sono abbastanza conosciuti all'esterno, fino ad arrivare addirittura a ipotizzare, in modo tutto spontaneo, che il nostro territorio possa diventare
un modello pilota da estendere anche ad altre realtà. Da un punto di vista europeo, il network è uno strumento importantissimo per favorire la cooperazione e l'accesso alle risorse finanziarie che la Commissione europea mette a disposizione, in quanto una buona idea che proviene da un tecnico, da un territorio che fa parte del network, può essere condivisa con decine di altri territori, altri organismi e identità che fanno parte del network in pochi giorni. E poi da lì si può facilmente arrivare a trasformare una buona idea in una scheda di candidatura per accedere appunto ai fondi europei e generare nuovi progetti che poi avranno ricadute importanti sul territorio di tutti i partner della rete. Siamo partiti da 44 soci e siamo arrivati attualmente a 76. È possibile coinvolgere e soprattutto mettere in rete delle realtà che fino ad oggi sono state di fatto delle concorrenti sul territorio. A tutti coloro che fossero interessati a prendersi cura del proprio territorio, rivolgersi per esempio al centro idea del comune di Ferrara per avere tutte le informazioni e anche per trovare un sostegno anche logistico magari per far partire questo modello di gestione territoriale. Noi ci rivolgiamo, essendo un nostro territorio prevalentemente agricolo, sicuramente ci rivolgiamo agli agricoltori come singoli individui e alle associazioni degli agricoltori, ma poi a tutti coloro che immaginano di poter gestire il nostro territorio anche in un modo diverso. Ci sono tante linee di finanziamento sulle quali ci si potrebbe appoggiare. Ora come ora il Comune di Ferrara quello che può dare è dare suggerimenti, consigli, contatti, sedi per esempio per svolgere le proprie riunioni e quindi continuare a dare un supporto a questa associazione che poi dovrà comunque camminare con le proprie gambe.